Ehi la ciurma, io sono Mazzeteste e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Expeditions Viking. Siamo nel momento in cui effettivamente stiamo per schierarci dalla parte dei Pitti. Abbiamo accettato la loro proposta e siamo qui adesso, vicino a questa cittadina di confine, per determinare le sorti del futuro dell'Inghilterra e quindi anche il nostro futuro. Ma questo è un punto mai esplorato, per cui verosimilmente ci sarà un cairn. E ho una croce. Ah, qua c'è una. Non so se c'è un achievement per visitare sta roba qua. Continuo a vederla e dice boh. Dice due frasi e poi non succede niente. No, qua c'è un fiumiciattolo. Si può. No. Sembra di no. Oh! C'è un tipo con una chiave piccola. No, qua non si va più, c'è un glitch della mappa tra l'altro. Qua c'è gente barricata. Ok, non andrei là. Là anche c'è gente barricata. Mi sa che il nostro par... La nostra par... Eccolo, eccolo il cairn! È l'ultimo? È l'ultimo? Non è l'ultimo. Invece dice di andare in là. In realtà noi non dobbiamo andare in là. Ah, qua c'è la tizia asserragliata. Qua c'è dell'altra gente. Ma visto che il nostro uomo è da questa parte. Sì. Il signor certo, certamente. Sarebbe il signor certo. Alt! Ma abbiamo già saccheggiato tutto dentro questo campamento. Ah, sei tu. Ho sentito parlare di te, i mercenari vichinghi che non sono arrivati fin Guala, eh? Vi aspettavamo da quando abbiamo ricevuto notizie del matrimonio. Sei Magnus Maxertine? Sì, sono in carica di questa gente. Siamo qui per aiutarti a prendere Dunfries. Sei stati qui per un lungo tempo, saremo felici dell'aiuto. Ragguagliami sulla situazione. Dunfries era nostro, poi un po' di anni fa il vecchio capo è morto e questa stupida Aiblin è stata scelta come suo successore. Ha iniziato a riempire tutti con stupidaggini di libertà, di autodeterminazione, poi ha dichiarato che Dunfries non sarebbe più stata né della Pittavia né della Northumbria. Constantine ha cercato di parlare, di farli ragionare, ma senza senso, non puoi passare oltre quella donna. Prima avete semplicemente attaccato? L'abbiamo, ma abbiamo perso metà delle persone nel nostro attacco. Quelli della Northumbria hanno provato anche dall'altro lato, ma stesso risultato. Dunfries è molto ben difesa, ben fortificata, e la gente di Aiblin combatte bene. Dobbiamo sperare che tu abbia più fortuna, ma sono con... cioè, sono sincero con te, ho i miei dubbi. Qual è il piano? Beh, hai bisogno di prendere la città. Cerca un modo per passare oltre quelle palizzate, poi sconfiggi Aiblin e il suo popolo. Sei stati qui per lungo tempo, quindi stai attento. Il vantaggio tattico è dalla loro parte. Ci sono barricate e trappole di tutti i tipi... Ovunque. Da quando i Northumbri... No, appena i Northumbri si accorgeranno che saremo passati, comunque prepareranno un contrattacco. Se riesci a prendere la città, dovremo muoverci e aiutarti a mantenerla. No, non voglio fare la battuta su di lui. Sembra pericoloso, ma ci proveremo. È pericoloso.
Altrimenti l'avrei fatto già più volte. Buona fortuna, saremo pronti a supportarti quando il villaggio sarà preso. Allora. Ah, possiamo provare a parlare. Parliamone, vediamo cosa ci dice. Ah, c'è una croce là. Sei troppo vicino. Cosa dovresti essere? Non ho mai visto queste armi e queste armature. Mio nome è Mazzetes Megin Bjarnarsson. Apri il cancello, siamo qui per parlare. Oh, sì, certo che lo siete. Io sono Aiblin, il capitano. Di sicuro non aprirò il cancello. Sembra che abbiate un problema con gli agenti di Northumbria e con i Pitti. Puoi dirlo. Non dirmi che sei qui per aiutare. Perché avete dichiarato indipendenza? Perché non voglio abituarmi al minore dei due mali. Nessuno parla mai di questo, ma ogni volta che la città sceglie un nuovo capo, nel passato sceglievamo un re. Siamo di noi dei Northumbri o dei Pitti? Ora, visto che tu sei chiaramente non di qui, non ti sarai mai accorto che questi due regni sono davvero completamente nello sbando. Perché dovrei sottomettermi a un re che non riesce a tenere in ordine il suo regno? Nessuno sa come governare Dumfries meglio del popolo di Dumfries. Nessuna leva, no, nessuna tassa alla chiesa, all'inferno contro quella roba là. Siamo padroni dei nostri stessi fati e stiamo meglio così. Pittavia sta entrando in una nuova era, i clan sono unificati, Doinkork di Dalriada ha unito la sua famiglia con Kaustantins. Bene, meglio per loro, ma ora che abbiamo assaggiato l'indipendenza, la preferiamo. Dovrebbero andarsene tutti questi fuori dalla nostra città. C'è qualcosa che posso fare per convincerti a appoggiare le armi e a sottometterti? Nulla. Combatteremo fino all'ultima goccia del nostro sangue. Puoi prendere Dumfries quando le strade saranno vuote e rosse con il sangue dei suoi cittadini. Allora. Di qua si potrebbe entrare, sembra. Sarebbe di sicuro meglio che non andare là brutalmente. E mi sa che è l'unico posto però, perché qua. Beh, ci sono dei tizi qua, ma c'hanno una barricata. E non posso andare oltre. Però forse di qua non è ben difeso allo stesso modo. Ma è tutto rotto qua, si passa benissimo. Ma riesce a passare di là? Vediamo l'autopath se riesce. Ah, ottimo. Là però non ci fa andare. Mi sa che l'unica è quella di andare di qua. Farei un salvataggio save scammino, perché qua potremmo avere dei problemi. Ma se andessi a parlare del buco che ho fatto ai tizi, posso dirglielo a Max Ertain che abbiamo rotto il muro? Sì, l'ho toccato e si è rotto. Ups. Sono mesi che non riusciamo ad entrare, è terribile, è difficilissimo. Passo. Track.
No, non, niente, dobbiamo prenderla noi. Ok, sono tantini. Però magari riusciamo. Riusciamo a. Kaiser. Proprio in mezzo ai piedi. Bene, adesso che è illuminato, siamo nei guai ancora peggio di prima. Allora, Katie può tirare giù solo un medico, sembra. A meno che non faccia un attacco d'area, che non può perché... Ho una frecciumba di fuoco, ma con una frecciumba di fuoco non secca comunque nessuno. Direi, tiriamo giù quello che è nelle retrovie, va? E poi, ispirando... Facciamo tirare giù anche questo. Ma se avessi messo il non letale? Possiamo effettivamente provare il non letale? Allora, tu fai... Favore di Thor. Tu fai un demoralize. Nefia può fare qualcosa. Può fare anticipate opening. Può fare anticipate opening. E nulla più. Ah, ma ci sono anche là sotto. Sono in 9 ancora, cavolo. Non easy. Ho paura che ci saranno un sacco di trappole lassù, per cui per quello sto cercando di farli venire verso di me più che altro, ma non stanno... Non stanno facendo molto, eh. Allora, ho fatto così più che altro perché così nefia. Ok, ottimo. Avevo detto il non lethal, vabbè, proviamo adesso con il non lethal. Ok, così almeno sta in cover. Troppo lontano. Il 71% ma non lo secca. Gli altri sono tutti difesi, andiamo con il 71% su quello. I due curini dovrebbero essere andati, sì.
E quelli sono degli arcieri. Roskva avanza qua, ma resta comunque abbastanza sul fermo. Lui può fixare lo scudo, vero? Sì, però l'ha perso così poco che... Andiamo con un anticipo di opening, va. Ranging shot, Kaiser! Adesso ci lanciano le frecciombe fortissimo. Perché si è messo lo scudo quello? Bravi, veniteci qua in braccio. Ma bravissimi, non ci fate neanche niente. Piace così, allora. No, lo stun non funziona quasi mai. Per cui direi aspetta tu. Poi che togliergli lo scudo. Muovi in qua. Così Nefia muove in qua. Bene. No, ho messo me. Porca miseria. No. Vabbè, scudo. Volevo muovere Nefia, invece per sbaglio ho mosso l'altro. Facciamo il doppio con lui. Solo 33. Solo 20. Ah, perché c'è il demoralizza addosso. Ah, Roscoe, vieni qua e toglimi il demoralizza, va. Poi tanto puoi toglierti ancora molto serena. Sì, più o meno. Adesso il doppio. Ok, 68. E proviamo il 56. Grande! Grandissimo. Quindi vai su questo. Sì. E tu fai il Reckless. No, non voglio fare il Reckless, che poi mi dà sempre tutto quel casino. Tu lanciagli il sassolino. Che è arriato, ottimo. Ok. Poi in realtà con Gunnar mi sposterei in qua. Speriamo che vengano in giù. Ok, perché là di sicuro sarà pieno di trappole. Ha fatto tutti e due anticipate opening. Allora. Ah, è andato di scudo, mannaggia lui. Vai Nefia. Allora, teoricamente dovrebbero essere in cover da quelli sopra. Farei con Caitlyn più che altro. No, non vede? Ancora non vede? Vai. C'era lo sgabellino davanti, ovvio, che lo... gli impediva tutto. Ah, ha recuperato l'azione? E ci sono ancora quei due là, però. Ah, tu vai qua.
E Roskva va. Roskva la metterei no, là mi sa che è troppo esposta. Vai qua. E tu qua. Così dovrebbero avere almeno la casetta in mezzo che... Ah, invece... Cavolo, mi ha preso Gunnar. Però è andata molto bene, dai, erano in 9 contro 5. Ahia! Ma tanto c'è Roskva appena là dietro. Allora, Roskva, curino per Gunnar. Cioè, ce l'abbiamo tutti a full vita. Va di Nefia. Ci stiamo sforando un pochettino, ma... Siamo quasi, dai. Però squadra teoricamente dovrebbe essere meno... Ah, no, ci fa il... No, ok, ci fa solo spotted. L'altro ci farà quello d'aria. Ah! Peggio. Ma loro due dovrebbero essere quelli meno targettabili. C'è qualcuno con dell'acqua? Nefia ha l'acqua. Anch'io ho l'acqua. La uso io l'acqua allora. Ok. Ottimo. No, corriamo tutto quello che c'è. Cavolo, sapevo. Sapevo. E qua. Aia. Non avete più molto spazio in cui correre, sai? Cavolino, non è... No bueno. No buono. Allora, Gunnar, tu corri come se non ci fossero mai, perché saranno delle trappole ancora probabilmente. Ecca, infatti. Che til tu corri? A Slaver uguale. Ah, io prima di correre vorrei solo assicurarmi che... no, infatti, allora, Roskva non riesce a raggiungermi. Ne fai ancora un passo in qua. Così che Roskva riesca a curare. Ok, ottimo. Farò un video un pochettino più lungo, ma mi secca di dover interrompere la battaglia così a metà. Roskva poi ancora no. Aia. Ah, Gunnar è messo malino, ma...
Ci sono altre trappole, no? Vai. No! Ah, ma aveva un altro attacco? Potevo riprovare su di lui, stupido che sono stato. Vado qua e poi ispiro. Dai, tiriamo giù questo. Ok. Roskva fino a dove arriva? Fin qua? Non ha più cure? Togligli almeno il veleno. Ok. E noi non lo perdiamo sto giro. Speriamo almeno. No, non dovrebbe, l'altro era giù a... con ben altre sorte di problemi. Bravissimo proprio. Ketil, ti direi... Ciao. Andata. Adesso avremo l'altra battaglia di sicuro. Instant ce l'avremo. Ok, abbiamo perso solo l'acqua. Non stanno perdendo tempo, eh? Arrivano i Pitti o quelli di Northumbria? Entrambi. Mi aspettavo che fossi morto nel fango. Non dobbiamo adagiarci sugli allori. La gente di Northumbria è già qua. Vi siete alleati con quei maledetti pagani, Magnus? Sapevo che fossi un codardo, ma non pensavo che fossi arrivato fino a questo. Non ho pazienza per i tuoi discorsi, vecchio uomo. Ok, niente, interrompiamo qua. Io come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.